www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Sulla polemica portata avanti dall'imprenditore Pietro Di Maria, che parla anche a nome di alcuni agricoltori, ecco, non si è fatta attendere la risposta dell'assessore Sorce, che recandoci sul posto e quindi proprio alla Nevina, dove c'è l'abbeveratoio, così ha detto l'assessore. Buongiorno innanzitutto a tutti. Niente, la problematica dell'abbeveratoio della Nevina è sempre la stessa. Quando arriva l'estate, l'acqua solitamente non è sufficiente per soddisfare le esigenze di tutte le persone, quindi è giusto fare delle scelte. Come amministrazione abbiamo dato la priorità alla fontana e all'abbeveratoio, perché secondo noi ci sembra giusto che la prima attenzione sia data per questo monumento storico che appartiene a tutti e che è stato realizzato, come è scritto, sul marmo lì nel 1902, credo, dall'architetto Costanzo, che è un bene storico, una bellezza di tutti noi mussomolesi, di cui siamo fieri, ed è giusto valorizzarlo e fare in modo che l'acqua, come prima cosa, raggiunga sia l'abbeveratoio che la fontana. Poi giustamente ci sono le esigenze di chi ha necessità di acqua per altri usi, soprattutto nel caso del signor Di Maria, che è una realtà nuova, che si è affacciato ora nell'economia mussomolese, che ha realizzato un allevamento di lumache, e quindi per portare avanti questo allevamento di lumache ha necessità di enormi quantitativi d'acqua, enormi fabbisogni irrigui per irrigare le colture che servono per alimentare le lumache, che praticamente si trovano in un appezzamento qua a ridosso del nostro cimitero. E che, come sappiamo, essendoci delle colture che vegetano soprattutto in questo periodo, a causa dell'evaporazione e della trasporazione c'è un enorme consumo di acqua. Naturalmente l'abbeveratoio, la funzione principale è quello di, come vedete, vengono tutti i giorni i cittadini di Mussomeli ad approvvigionarci. Noi come amministrazione, anche perché è venuto spesso al comune il signor Di Maria perché manifestava questa esigenza, abbiamo dato indirizzo all'ufficio tecnico, all'ingegnere Alba, al caposquadra Vigna, ma anche agli altri operai, di regolare la sarginesca che c'è praticamente a ridosso della fontana in modo di soddisfare tutte e due le esigenze. Naturalmente, che cosa succede? Con l'arrivo dell'estate, la portata, i litri al secondo che praticamente fuoriescono dalla sorgiva e quindi diminuiscono. E diminuendo bisogna fare delle scelte. Allora si cerca di regolarle in modo da soddisfare le due esigenze. Però che cosa succede? Che nell'arco delle 24 ore, più avanti si va con l'estate, meno è l'acqua che alimenta la sorgiva. Quindi cercano di regolarla in modo da garantire tutte e due, diciamo, gli approvvigionamenti. Però questa cosa non è facile, mi dicono gli operai e i tecnici, perché durante la giornata, anche se viene regolata, succede qualche cosa che è normale nel sottosuolo, i cambiamenti di pressione, di temperature che ci sono all'interno del suolo, per cui la portata durante le 24 ore varia e varia di molto. Quindi succede che possibilmente in questo momento c'è l'acqua che va sia all'abbeveratoio sia alle vasche, poi durante le ore della giornata può succedere o che non va perché diminuisce la portata alle vasche, oppure che non arriva all'abbeveratoio e quindi alla fontana. E quindi abbiamo, ovviamente, se non arriva all'abbeveratoio vengono i cittadini del centro storico a lamentarsi al paese, con il sindaco, al comune, perché giustamente vogliono che come priorità l'acqua venga data, diciamo, a questo monumento che appartiene a tutti. Se non arriva là sotto perché ci sono le vasche vuote, c'è il signor Di Maria, che capisco qual è, giustamente ha un problema grandissimo, ma secondo me l'errore che lui ha fatto è che quando ha realizzato l'allevamento di lumache doveva programmarsi prima per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, perché se lui, a mio modesto parere, pensa di portare avanti l'allevamento nel periodo estivo con l'acqua che alimenta questa fontana, secondo me ha sbagliato di molto, e quindi rischia di vanificare l'investimento
che ha fatto. Io capisco che il problema per lui è grosso, però per noi la priorità è la fontana, quella che c'è in più cerchiamo di dirottarla, diciamo, alle vasche, dove tra l'altro attingono anche gli allevatori, ma anche altre persone che la utilizzano per altri usi, perché c'è una presa a valle delle vasche lungo la via Leonardo da Vinci dove solitamente vanno tutti a riempire le proprie vasche. Quindi la problematica è questa, purtroppo più avanti si va più l'acqua diminuisce per quanto riguarda la falda idrica, quindi si andrà incontro, vuoi non vuoi, perché la coperta è corta, o soddisfi, dai attenzione come priorità alle abbeveratoie oppure alle vasche. Questo è il problema, noi cerchiamo di faremo il possibile con i nostri tecnici, con i nostri operai per garantire, diciamo, i due approvvigionamenti. Mi dicono che non è facile perché, come dicevo poco fa, c'è il rischio che a volte si interrompe il flusso per le vasche a seconda come è regolata la Sarregionesca, oppure si può interrompere l'approvvigionamento della fondana, tant'è che l'altro giorno mi sono trovato qua a passare e c'era un capannello di persone che si lamentavano per il fatto che c'era acqua, non ne usciva dal rubinetto dell'abbeveratoio, ma non c'era neanche una goccia d'acqua all'interno della vasca. Per cui non erano venuti gli operai del comune per pulirla, non sono riusciti a pulirla perché era piena di sporcizia, e quindi vi potete immaginare quello che è successo. Poi si sono recati al comune, sono andati a lamentarsi con il sindaco e questa è la situazione. Comunque, perdita di acqua che va, che qualcuno pensa, nella rete fognaria è inesistente? No, l'acqua lì c'è una Sarregionesca che è, praticamente c'è un tubo che va alle vasche e un tubo che alimenta la fondana. Poi il tutto pieno, c'è un po' di acqua che esce qua e va a finire, ma quando praticamente l'abbeveratoio è completamente pieno. Quindi come si fa? Qua bisognerebbe mettere una persona con un rubinetto che nel corso delle 24 ore sia sempre presente in questo sito e regola l'acqua ogni ora, ogni minuto. Quindi come lei può ben capire, è una cosa difficile da realizzare. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.